Ciao a tutti, bentornati al canale 4K iTech. Eccoci qua per l'area utility, un'area diciamo che è sempre ben gradita in quanto ci sono molti strumenti per i nostri smartphone e tablet che servono come utilità. Ho trovato questo molto interessante, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo, che è veramente direi eccezionale, in quanto è un prodotto che costa veramente poco, ha un costo come tutto, ma è molto molto utile. A vederlo così starete dicendo: ma Paolo, cosa ci stai proponendo? Una canna da pesca? No? A vederlo così sembra invece non è una canna da pesca, ma è un utilissimo Universal Selfie Bar. Cioè, se non riuscite a inventare anche questo, cioè praticamente è uno stand, è tipo un tripiede, ma non è un tripiede perché sta su un piede solo, lo dobbiamo tenere in mano, ma si può anche fissare per fare i selfie e i video con gli smartphone. Universale, si adatta alle dimensioni fino a 6 pollici, mi pare. Adesso vi faccio vedere il funzionamento molto, molto veloce. Ma è veramente uno strumentino semplice e interessante. Andiamolo a vedere subito. Questa è la confezione di vendita, si chiama Area, il suo nome esatto. Qua dentro c'è lo strumento, che non è una canna da pesca, come dicevamo. È molto semplice, in quanto questo è il gancio, diciamo, universale, dove noi possiamo tenere lo smartphone. Vedete, da qua c'è la molla per allargare. Quindi arriviamo fino ai 6 pollici, circa un notch, diciamo, fino a ritornare così. Questa leva di gomma per non far rovinare, diciamo, il dispositivo, anche di qua. Quindi potete mettere tranquillamente sia lo smartphone con una custodia, sia libero. Praticamente qua c'è l'estensione. Da questa parte c'è la magica bacchetta, che è veramente ben costruita. Poi quando vi dirò il prezzo stenterete a crederci. Questo è l'accetto da polso, che dove si può, è già allacciato, si può metterlo. Qua sotto c'è la possibilità di avvitarlo anche a un tripiede. Ecco, se avete, per dire, il classico tripiede per le videocamera e fotocamera, lo appendete e potete usare anche lo smartphone così in piedi. Avrete la possibilità di utilizzarlo anche per delle riprese direttamente dal treppiedi, se no lo potete usare in mano così. Adesso vi faccio vedere, non si può perché è estendibile a 1 metro, vedere proprio bene come funziona, ma basta tirare. E questa, diciamo, selfie, guardate quanto è lungo, perché adesso sono nella vi faccio vedere partendo dall'alto 1 metro. Vedete qua, diciamo, è l'aggancio, che dopo vi farò vedere dove va lo smartphone. E praticamente questa è tutta la lunghezza della barra, vedete, veramente lungo, quindi 1 metro. Lo possiamo poi mettere in piedi. Adesso lo tiriamo al minimo, lo tiro giù al minimo così lo potete vedere. Ecco, immaginate 1 metro messo così, adesso così è al minimo. Ecco, praticamente poi rimane in piedi lo smartphone qui. Potete fare sia il selfie dritto, adesso metterò dentro l'iPhone, vi farò vedere, sia le riprese video anche appoggiando. Quindi se volete fare anche delle riprese mettendolo dentro appunto un tripiede o qualcosa. Andiamo a posizionare intanto. Qua c'è una filettatura, come potete vedere, dorata, che va qua praticamente, quindi possiamo avvitare tranquillamente il dispositivo così, facendolo girare all'interno di questa filettatura. Entra. Adesso Paolo ci riprova, ho voluto fare tutto in live. Eccolo qua, forse ha preso. Eccolo qua, vedete, poi arriva a un certo punto dove si ferma, ma voi avete la possibilità di tenere o il telefono qua dritto così, quindi immaginate che è in piedi così, voi immaginatelo in piedi così, in realtà è in piedi così. Poi magari faremo una ripresa da lontano e lo faremo vedere magari nel discorso di fine anno in mano col telefono dentro. Ecco, immaginatelo in piedi così, oppure potete girarlo così in giù per fare una ripresa video, oppure in piedi così, oppure metterlo anche così. Così, diciamo, poi il fine corsa della filettatura, dove ovviamente finisce per essere stretto al massimo. Diciamo che così è l'uso selfie e così l'uso video. Da questa parte c'è questa vite, che serve per, ovviamente adesso io l'ho stretto un po' troppo, se lo svitiamo praticamente si muove questo e si alza, vedete? Quindi abbiamo la possibilità di regolare anche questo discorso qua. Quindi noi ce l'abbiamo così, possiamo girarlo così, oppure possiamo mettere in piedi il telefono del tutto così e metterlo così, perché no? E poi giocarci le nostre posizionamenti e le nostre cose come meglio crediamo. Quindi è possibilità di averlo dritto, di averlo piegato, di averlo dall'altra parte. Cioè, mettiamo il telefono dove vogliamo noi. Così a mo' di fotocamera, diciamo videocamera, così a mo' di selfie, insomma, come preferite. Poi dopo dietro si gira questo, lo si blocca ancora. Ovviamente questo si stabilisce e qua praticamente possiamo mettere il nostro iPhone e utilizzarlo al meglio. Adesso io qua ho la custodia, no? Che è un po' più scomoda magari, però non mi interessa. Voi potete metterlo anche senza, tanto le cose di gomma che sono assolutamente compatibili con, scusate, col non rovinarvi il telefono, ovviamente senza nessun problema. Vedete, io lo aggancio qua alla custodia senza nessun tipo di problema. Poi le parti in gomma, vedete, il telefono è assolutamente saldamente dentro, come potete vedere, non c'è nessun tipo di problema. Adesso io con la custodia faccio un po' più fatica magari a inserirlo, però aspetta che proviamo a rimetterlo meglio. Scusatemi, eccolo lì, fermo lì. Ecco, io lo utilizzo così perché a me va bene così. Voi potete comunque poi alzare svitando il discorso e tenerlo in altre posizioni. Vedete? Vedete? Comunque è molto stabile, diciamo, il
il discorso. Comunque potete girarlo da questa parte e posizionarlo come meglio credete. Insomma, il dispositivo è valido, potete tenerlo in piedi così. Adesso qua si muove perché io non ho fissato bene la vite qua praticamente. Allora lui si è mosso, praticamente vedete qui c'è la possibilità di averlo, di girarlo ovviamente come meglio credete. Comunque tenendolo in mano così potete fare il vostro selfie, il vostro video. Poi ovviamente lo potete anche allungare, quindi il dispositivo, come ho fatto vedere prima, cresce in lunghezza e continuate a tenere in piedi il vostro smartphone. Così potete fare sia i selfie e girandolo anche i video. Quindi è una cosa molto comoda. Poi dopo lo potete vedere utilizzandolo intero. Ecco. Hanno inventato anche questo strumento che secondo me è molto, molto carino e molto, molto facile da utilizzare, ma soprattutto costa veramente poco e può essere utile per farvi delle riprese video, delle riprese diciamo di selfie, eccetera, eccetera, utilizzandoli in mano così oppure attaccandolo a un tripiede. Prezzo 8 euro. 8 euro veramente dagli 8, ai no, dagli 8 euro agli 8,99 euro. Nelle principali catene della tecnologia si trova questo Area, che è appunto un selfie universal bar che può essere anche usato poi nel tripiede. Io penso che sia veramente un oggettino anche per come regalo post Natale, che poi si sa che magari qualcuno arriva a vedere i parenti più tardi e non ha ancora preso il regalo, perché no, potete regalargli anche questo simpatico utility che può essere utile soprattutto per i manici del selfie. Io non sono manico del selfie, però magari per le riprese video può essere comodo. Canale 4K Tech con Paolo Gual è tutto, ci vediamo alle prossime, ciao come sempre, grazie, ciao.